Rido per non pensarci, ma il problema è grave, eh? Tanto che se ne è occupato persino Diogene, al servizio dei cittadini. Salve! La vita quotidiana, puntualmente, ci trascina verso mille interrogativi inquietanti. Si dice... Si dice, occhio non vede, cuore non duole. La domanda nasce spontanea. È per questo che un cieco non muore mai d'infarto? In attesa di trovare una risposta che vale, passiamo la linea al telegiornale. Buonasera dal vostro Bruno Vespa, il TG1 che vi parla. Scusate se ma sto ammazzando le zanzare e le mosche per... Scossa sismica questa notte a Roma. L'epicentro è stato individuato esattamente nella casa di Spadolini, che in quel momento era scivolato nella doccia. Ci colleghiamo con la segreteria del Partito Radicale, Marco Pannella. Innanzitutto, buonasera. Buonasera. Io dico basta! È ora di finirle! È un'indecenza! Come al solito in Italia, per ogni cosa, la colpa di tutto è di Andreotti. Anche dei terremoti, soprattutto dei terremoti! Ma è sempre molto difficile... È sempre molto difficile condividere quello che dice l'onorevole Pannella, non perché non lo stimi, anzi, se non altro ha il coraggio di dire quello che pensa. Il problema è che pensa quello che dice. Salve. La vita quotidiana, puntualmente, ci trascina verso mille interrogativi inquietanti. La domanda nasce spontanea. È la Fiat che crea l'inquinamento? O è l'inquinamento che è creato dalla Fiat? Chiamiamo in causa, casualmente, un avvocato. O meglio, l'avvocato. La mia sensazione... è quella di mio nonno. È che... Nessun'altra fabbrica in Italia è sensibile quanto la Fiat per tutto ciò che riguarda l'ambiente. Noi siamo aperti a tutti i suggerimenti politici, a cominciare dai democristiani, socialisti, repubblicani, persino i verdi, benché io nutra una certa diffidenza nei loro confronti. Come diceva anche mio nonno, i verdi sono come i pomodori, prima o poi anche loro diventano rossi. Scusate se mi intrometto, sono il vostro simpaticissimo Gianfranco Funari, grazie. Vorrei cogliere l'occasione della presenza dell'avvocato per parlare di un argomento ancora estremamente attuale, il calcio. Secondo lei, avvocato, in Italia si può vivere senza calcio? La mia sensazione è quella di mio nonno. E che in Italia non si possa fare a meno del calcio. Il mondo è una palla, in tutto il mondo si parla di calcio. Ma in Italia se ne parla talmente tanto da farci non una, due palle. Mi scusi, avvocato, mi chiamo Gianni anch'io, ma non sono grande come lei, che oltre a un nome, Gianni, e anche un cognome, Agnelli, un soprannome, l'avvocato, un soprannobile, e insomma, è un mito vivente, un grande eroe,
Ogni manifestazione, ogni vicenda umana elegge un eroe, per quanto valgano gli eroi, ma gli eroi servono anche a far più bella la vita, servono per identificarsi in loro. Un altro grande eroe è qui con noi, Diego Armando Maradona! No, no Gianni, non sono un eroe, sono... Sono un giocatore normalissimo, come tutti gli altri, no? Vivo come tutti gli altri, mangio come tutti gli altri, piagno come tutti gli altri, guadagno 15 miliardi l'anno come tutti gli altri. Salve! La vita quotidiana, puntualmente, ci trascina verso mille interrogativi inquietanti. Non avete idea di quanti siano in Italia i senza tetto, chiamati anche cabriolet. Certamente, molti più delle donne con protesi al seno, le senza tette. Salve. Ci scrive la signora Moana Bellavista di Dietro, un piccolo paese in provincia di Caserta, chiedendo: le pareti divisorie delle case piccole si possono prendere a morsi, visto che sono tramezzini? Come al solito è una domanda senza risposta, per cui, come sosteneva il grande filosofo Diogene Digione Paga Pigione, saluta Massocrate.